Buonasera, bentornati a una nuova puntata di Municipio X. Questa sera in compagnia siamo di Alice Scarmagnani, in arte Cuoca de. Buonasera Alice. Ciao, buonasera a tutti. Allora, ovviamente questa luce mistifica un po' perché noi diciamo buonasera perché il nostro appuntamento è serale, però ovviamente per le necessità, visto che tu adesso ci spiegherai cosa fai, tieni i corsi con bambini, insomma, l'orario più adatto era questo. Intanto, buongiorno Alice, grazie per essere in nostra compagnia. Sì, grazie a voi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buonasera, ecco quando andrà. Allora, Cuoca de, mi dicevi perché parliamo di Cuoca de? Allora, io sono un'insegnante di cucina ed insegno a cucinare ai bambini divertendosi e soprattutto con creatività. E per portare momenti di felicità ai bambini e alle loro famiglie. Io adesso, da 7 anni faccio questo lavoro, ho insegnato a cucinare a tantissimi bambini, davvero migliaia e migliaia di bambini, però a marzo, da vivo ovviamente, a marzo però tutti i miei eventi, tutte le lezioni di punto in bianco, come tante persone purtroppo è successo, mi sono trovata a vedere annullato una dopo l'altro tutti quanti gli appuntamenti. E quindi, come ai bambini, io dico sempre che davanti ad un impasto che magari non è perfetto, che è venuto male, non bisogna mai scoraggiarsi davanti alle difficoltà. E quindi bisognava trovare una soluzione ed è quello che ho cercato di fare anch'io. Ovviamente quando ti trovi con tutto annullato non è che sia così rosea, però ho cercato di mantenere la centratura e la positività, così mi sono reinventata e ho messo online tutto quello che facevo dal vivo. E adesso la mia è effettivamente la prima scuola di cucina online per bambini. Vedi, allora di fronte alle difficoltà, come ci insegna la cucina, come insegni tu ai tuoi bambini, si può trovare, si deve trovare una soluzione. Per cui ti sei aperta al mondo del web proprio durante il lockdown. Quando è che hai iniziato? Come hai iniziato? Allora, a dire la verità, già a dicembre stavo guardando, allora ho sempre avuto un po' la passione dei video, così avevo fatto qualcosa più che dei video. Allora, io sono di Verona, ecco che così, e quindi avevo fatto qualcosina dei video di ricette per bambini con la TV qua locale. Però era una cosa che poi avevo accantonato, l'avevo fatto ancora proprio all'inizio, insomma, tanti anni fa. Però il web mi aveva sempre dato quel qualcosa che mi attraeva e quindi ho iniziato a trasformare, a informarmi, a formarmi così e ho detto: ma perché no fare un corso, un video corso per bambini? La prima cosa che ho fatto è stata una lezione, subito delle dirette su Facebook. E ho visto che c'è stato molto coinvolgimento perché un centinaio di bambini si erano proprio connessi su Facebook. Poi da lì, ovviamente il mio è un'azienda, quindi ho detto: ma potrei cercare di trasformarla, cioè trasformare quello che facevo prima dal vivo, quindi non perché le alternative era o chiudi l'azienda o ti reinventi. E quindi ho iniziato a fare un videocorso su una piattaforma, un videocorso proprio per i bambini e rifare quello che facevo dal vivo online. E c'è stato veramente un grandissimo interesse. Mi sembra che quando l'ho lanciato praticamente sono stati più di 600 bambini che si sono iscritti, perché inizialmente l'ho fatto proprio nel lockdown gratuito. Ho fatto 6 video lezioni, tra l'altro ecco, è partita così, un sindaco che ha visto questa cosa ha voluto regalarlo ai bambini del suo comune. Bene. Sì. E quindi è stato a dire la verità, lui subito che mi ha dato l'input da dire: ma se questa cosa piace, forse potrei anche magari portarla
proporla. E da lì poi è nato che alla fine sì, ho iniziato con i videocorsi registrati, però io ho visto che soprattutto nel periodo del lockdown c'era molto bisogno di contatto umano. È vero che il videocorso lo guardi quando vuoi, ma in quel momento proprio di confusione in cui tutti eravamo un po' destabilizzati, ho iniziato con le Zoom. Con le Zoom in diretta e piano piano il passaparola, i bambini si divertivano, perché allora quello non è di, sì, è una lezione di cucina la mia, però per me la cucina va al di là della lezione, cioè per me la cucina è scuola di vita, dove i bambini si mettono in gioco, imparano a conoscere sì gli ingredienti, i profumi, ma anche le proprie emozioni, soprattutto in questo periodo, perché comunque impari a confrontarti, crei dei momenti proprio speciali con la tua famiglia, perché ti trovi comunque, non puoi uscire di casa, non potevi andare da nessuna parte, facciamo le lezioni con Cuocadè. Certo, anche perché insomma abbiamo visto un momento destabilizzante per tutti, ma immaginiamo per un bambino, cioè il fatto di non poter più vedere gli amici, non poter andare a scuola, c'è proprio una gestione del tempo e degli spazi totalmente diversa. Sì. E qui quello che dici tu, il legame umano, il fatto che la cucina avvicini. Avvicina, e poi allora in tutte le mie lezioni, in tutte le mie ricette, questo lo facevo dal vivo ma ancora di più adesso online, ci sono due ingredienti fondamentali che dico ai bambini non devono mai assolutamente mancare, che sono, adesso loro lo sanno a memoria e me lo fanno sempre vedere nelle dirette, il sorriso, quindi si mettono già tutti in postazione con il sorriso, e la fantasia, perché se noi cuciniamo con il sorriso, vi dico sempre, tutti i nostri piatti avranno il sapore della felicità. E la fantasia, la creatività ci serve proprio perché noi creiamo sempre nuove cose con la fantasia, un impasto uscito male lo possiamo trasformare. Ma la fantasia e la creatività, soprattutto oggi, ci serve in tutte, e anche il sorriso, in tutte le situazioni della vita. Se io non avessi usato la creatività, sarei ancora ferma a rimpiangere, non posso fare lezioni dal vivo, adesso la mia azienda fallisce. E invece la fantasia e la creatività proprio ti salva nei momenti di difficoltà. Ed è questo che mi piace proprio trasmettere ai bambini, ovviamente, ma anche alle famiglie. Questo è una cosa proprio che riscontro, perché poi i messaggi arrivano, che mi dicono grazie per questi momenti che ci dà in questo periodo così difficile. Creare proprio delle unioni e degli input, dei semini che poi si coltivano, perché ad esempio ieri proprio mi è arrivato da un bambino, da una mamma che mi manda un messaggio, mi dice: ma lo sai che Simone mi ha detto stamattina quando faceva la spremuta e non riusciva, ti ricordi cosa dice Cuocadè? Che ad ogni problema c'è sempre una soluzione. Vedi, i bambini che ti ascolteranno, hai tanti piccoli fan che ti ascoltano, ti supportano adesso, perché come tu insegna loro, giustamente impianti un po' un semino che cresce, quello della fiducia, del sostegno, e sicuramente ad oggi ancora di più, ma vale poi in ogni momento, cioè la pandemia semplicemente ha messo un po' la luce su quelli che poi sono i bisogni di tutti, cioè sentire che abbiamo qualcuno che ci appoggia, che ce la possiamo fare. Perché c'è veramente tanto bisogno di fiducia soprattutto nei bambini, ma anche nelle famiglie, perché comunque creare questi momenti, proprio che dura, le lezioni durano circa un'ora e mezza, a volte anche due, insomma dipende. E poi dopo spieghiamo un po' meglio il funzionamento dell'online proprio. Sono proprio dei momenti in cui staccare la spina, staccare i pensieri e proprio immergersi in un mondo, non dico magico, però quasi, in cui ti lasci guidare proprio con tranquillità e relax, senza ansia da prestazione, senza la tensione, dire no, fallo bene, no. Io gli dico sempre, guardate, siamo qua per divertirci e rilassarci. E questo è importante, proprio un attimo stacchiamo la spina da tutto il resto, da tutto il mondo. Vero. Sentirti parlare mi dà da pensare che comunque tu abbia preso tutto il positivo di questo periodo e l'abbia trasmesso ai bambini, quindi mi viene da chiederti come si lavora online, cioè
è allora, così negativo oppure l'hai trovato? No, io l'ho trovato molto positivo, al di là del periodo che ovviamente ci sono delle situazioni oggettive in cui le aziende hanno delle grandi difficoltà, perché è oggettivo, questo qua dipende. Certo. Però ti devo dire la verità, lavorare online per me, io l'ho vista come, questa pandemia da un certo punto di vista, io l'ho vista come un'opportunità per evolvere e per crescere, per cambiare forma. Perché dal vivo è vero che c'è il contatto umano, che c'è proprio dal vivo, però è anche vero che attraverso l'online io riesco ad arrivare nelle case delle famiglie, riesco a vedere il singolo bambino, il singolo impasto, riesco a interagire direttamente con lui senza il vocio sotto che ci può essere in un laboratorio. Perché quando, allora, la lezione Zoom, ormai tutti ormai sanno come funzionano, insomma, le lezioni Zoom, ovviamente i microfoni di tutti sono staccati, ci sono solo io che parlo, però dopo c'è, durante tutta la lezione, interazione con i singoli bambini, quindi nel momento in cui io parlo con il singolo bambino c'è solo lui in quel momento lì, quindi anche il valore, l'unicità che viene valorizzata del bambino. Cosa che dal vivo, quando hai 20, 25, 30 o anche di più, quando ci sono eventi grandi, non riesci a dare quell'attenzione al bambino. Lui se senti il vocio, questo che corre, quell'altro che magari parla. Invece qua c'è proprio la possibilità di esprimersi e di sentirsi ascoltato, perché secondo me una delle cose di cui abbiamo bisogno, soprattutto anche al giorno d'oggi, è l'ascolto. È sentirsi ascoltati e dare ascolto, e di questo c'è veramente grande bisogno. E secondo me l'online, questo momento, per la mia attività, per quello che io voglio trasmettere, mi dà questa grande opportunità di mettermi in ascolto e di ascoltare. Sì, diventa poi il mezzo giusto, se vogliamo, per raggiungere. Poi mi dicevi prima, in realtà raggiungi bambini anche fuori dal territorio italiano, quindi ti permette di essere vicina e di sentire vicini i bambini. Che è bello, ad esempio, ovviamente ci sono italiani che lavorano all'estero, che hanno la famiglia all'estero, allora mi mandano poi dei messaggi in cui mi dicono grazie per portare un pezzettino di Italia dall'altra parte del mondo, perché veramente con l'online non hai limiti, mentre prima, io sono di Verona, sei nel cerchio del Veneto, della nostra zona. E invece con l'online io arrivo, ci sono bambini dalla Calabria, dalla Sardegna, da tutta Italia, tutte le regioni d'Italia, e in più vai oltre, bambini che si trovano in Kazakistan, altri in California, altri in Spagna, in Germania, cioè dappertutto, tutto il mondo. Sì, è il motivo per cui infatti parliamo a Milano News, è proprio questo, che l'idea è quella di parlare a mamme, bambini, a famiglie, ricordando che ad oggi dobbiamo guardare oltre le barriere, cioè far capire che in realtà non servono barriere, è una cosa che sentiamo spesso, ma è sentire legame, e il mondo comunque del digitale può essere questo, cioè viene in aiuto, perché poi i bambini a volte sono ancora più capaci degli adulti, dei loro genitori, come dicevi tu, stare a casa propria, però sentirsi rilassati, sentirsi ascoltati, questo è un aspetto che secondo me è degno di nota, appunto, per cui credo e spero che tanti bambini ci ascolteranno, si sentiranno poi felici. E poi c'è tutto il passaparola dei bambini che c'è il cugino che magari uno è a Milano, l'altro in Sicilia, quindi si vedono. È vero. Cioè, ma ascolta, allora volevo chiederti, tu hai un sito fatto molto bene, molto comprensibile, però mi piacerebbe che spiegassimo come funziona, cioè quando uno arriva sulla pagina cuocade.com, come si muove, cosa può fare, quali corsi hai a disposizione? Allora, appunto il sito è www.cuocade.com, senza l'accento, comunque è facile da trovare. Quello che io faccio è, per chi vuole provare, c'è sempre una prima lezione gratuita, che loro possono scegliere, si apre un menu a tendina, tra le prime 4 disponibili. E poi ci sono ho ideato vari pacchetti in base alla disponibilità, a quello che uno vuole fare, da 4, 10 lezioni, quello che vogliono, e le lezioni, ci sono questi pacchetti di lezioni Zoom in diretta.
Poi quello che ho voluto fare è dare la completa elasticità, essendo mamma anch'io, spesso mi capitava magari scrivi in palestra e poi non hai usufruito delle lezioni, quindi perdi l'abbonamento. Ecco, ho tolto tutta questa cosa, proprio c'è la completa elasticità. Uno, una volta che si è iscritto, entra nella sua area privata, c'è la lista di tutte le lezioni, ovviamente che vengono aggiornate di mese in mese, e può scegliere a fianco alla lezione quale lezione fare. Cliccando la lezione, sotto ci sono già gli ingredienti che devono preparare, possono inviarsi in automatico la mail di promemoria degli ingredienti, e poi il giorno della lezione c'è il link Zoom che 10 minuti prima possono andare direttamente nella loro area privata, fanno entra e entrano direttamente nell'aula virtuale in maniera facile. Se saltano delle lezioni di quelle che avevano già prenotate, non le perdono mai, perché proprio ho dato questa possibilità, succedono gli imprevisti, ci sono sempre, ovviamente, e quindi hanno completa elasticità proprio in tutto, scelgono le lezioni che vogliono, le disdicono, fanno come vogliono, completa libertà e non c'è mai né limite né scadenza. E questo darà tranquillità alle mamme, perché in un mondo sempre più frenetico avranno la libertà di poter vivere effettivamente questa esperienza con tutta la felicità e la tranquillità, insomma. Poi ci sono anche invece i corsi videoregistrati. Quelli videoregistrati, ad esempio, adesso ci sono due corsi videoregistrati. Uno è praticamente che si può fare sempre, nel senso che ci sono ricette dalle polpette alle torte, biscotti, insomma, di tutto e di più, e sono 20 lezioni. 20 lezioni che loro possono guardare tutte le volte che vogliono, senza limiti di tempo, di orario, perché sono su una piattaforma e possono riguardarle. È un videocorso registrato, durano da 20 minuti a 40, dipende insomma ovviamente dal tipo di ricetta. E c'è il videocorso, oppure una cosa che ho appena preparato e la sto proprio finendo di montare, è il villaggio di Natale. Questo era un sogno che avevo già da bambina. Quello di creare il mio villaggio di Natale. Vedevo sempre... Vedo dal retroscena, insomma, che il Natale a casa tua è arrivato, quindi... Ecco qua, vediamo se riesco a inquadrarla. Mamma, che bella! Ecco. Allora, questo è solo un pezzo del villaggio, perché ovviamente non ci sta qua. Il villaggio di Natale, quindi, è un videocorso registrato per bambini, di pasticceria per bambini, dove loro preparano tutti i biscotti, le formine, i pan di zenzero, tutto quanto, per poi montare, ovviamente questa cosa la fanno insieme in famiglia, perché è proprio quello l'obiettivo, di divertirsi insieme, creare in questo periodo un po' particolare un clima natalizio più sereno, creare proprio il loro villaggio di Natale, con le casette, con Babbo Natale, vabbè, eccolo qua, Babbo Natale, c'è un po' di tutto, poi le renne, i cupcake di renna, insomma, tante cose, biscotti dell'albero da attaccare all'albero, insomma, tutte cose legate al Natale e con una storia magica, perché ecco, a me piace trasmettere attraverso le storie che invento proprio la magia e stimolare la creatività e la fantasia. Infatti prima di registrare qua ho fatto un video per una bambina dove io sono l'aiutante di Babbo Natale. Babbo Natale mi ha incaricato di realizzare un corso per i bambini, per insegnargli a cucinare divertendosi. Quindi proprio anche questo effetto elfo di Natale. Beh, è giusto, perché insomma si avvicina, insomma, con divertimento, con passione, i bambini hanno quello che dicevi tu prima, cioè l'ascolto, e l'ascolto si crea con il coinvolgimento. Quale modo migliore per affascinare? Insomma, sono rimasta affascinata io, vorrei quasi quasi iscrivermi, però forse sono fuori limite massimo con l'età. Ma il videocorso puoi farlo anche tu. Per le lezioni invece i bambini che età hanno più o meno? Allora, i bambini vanno dai 4, ce ne sono anche alcuni bambini da 3, 2,5, fino diciamo ai 10-12 anni. L'età è quella centrale, questa qua, 4, 5, fino ai 10-12. Quelli da 12 sono meno, perché andiamo già su un'altra età. E a me piace molto, ecco, proprio per i bambini, perché quello che voglio anche che si trasmetta è mantenere la magia.
La magia che spesso, la magia delle piccole cose, perché siamo sempre proprio in una società tanto distratta, tanto di corsa, che a volte ci dimentichiamo di fermarci e di ammirare le cose belle che abbiamo. Perché anche in questo periodo, al di là di tutto, al di là delle difficoltà, anche fermarsi e guardare la campagna, guardare il cielo, cioè quanto siamo fortunati ad avere delle piccole cose, perché spesso le diamo per scontate, quindi un po' anche avere gratitudine per quello che abbiamo in fin di conti, e questo secondo me è importante coltivarlo attraverso proprio la gratitudine, l'ascolto e la felicità, piccoli attimi assolutamente che ti aiutano nei momenti di difficoltà, perché sennò Alice, grazie, ascoltarti è stato bellissimo, hai parlato di felicità anche a noi e l'intento era quello, permettere al bambino, mamma, comunque chi ci stia ascoltando, di prendere esempio e prendere un po' ispirazione dalla tua felicità, dal tuo sorriso. E ti ringrazio molto. Prima di salutarti vorrei ricordare insomma quali sono le piattaforme su cui ti puoi raggiungere, insomma ricordiamo un attimo come fare per incontrarti. Allora, su il sito cuocade.com, poi ci sono Instagram e Facebook, sempre cercando Cuocade, oppure c'è anche la mail, non so se vuoi, è info@cuocade.com. Ok, sì, tanto insomma ad oggi già anche i bambini secondo me sono ben avvezzi a usare il web, per cui digitando Cuocade senza accento si ritroverà tutto e si raggiungerà Alice. Colgo ancora una volta l'occasione per ringraziarti e aspettiamo ovviamente il video per il villaggio di Natale. Certo, grazie a voi. Ringrazio anche chi ci ha ascoltato, noi ci vediamo alla prossima puntata.